Queste sono le 5 mappe più divertenti e strane di Roblox che dovete assolutamente provare. La prima mappa che dovete assolutamente provare è questa. Praticamente ogni secondo la potenza del vostro salto aumenta fino a creare un mega salto che non ho nemmeno io idea di che cosa sia. Ok, iniziamo la nostra gara di salti e vediamo come va. Praticamente ogni salto riusciremo ad andare più in alto, da come vedete. Dai, concentrati, eccolo che ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo trovare sempre la combinazione giusta. Dai, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta, ma va via. L'altezza sta diventando sempre più alta. Voi vi starete chiedendo, Mattis, ma perché hai inserito in questa top 5 questa mappa? Beh, secondo voi non è una delle mappe più strane in assoluto che esistano? Guardate, cioè, riuscite a saltare sempre più in alto ogni secondo. Comunque fatemi sapere se vi piace questa top 5 di Roblox, perché è un gioco che non ho mai portato, e quindi lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se volete altre top 5 di nuovi giochi. Intanto qui ho scoperto persino una nuova zona. Siamo sulla luna, siamo sulla luna, guardate, è pazzesco, è incredibile, è assurdo, ma non so perché non riesco ad arrivare più in alto. Probabilmente bisogna shoppare la potenza dei salti, però per shoppare devi giocare, quindi praticamente devi giocare all'infinito per riuscire a saltare all'infinito. Non credevo esistesse, ma siamo nel tycoon di mercoledì della famiglia Adams. Cioè, da come vedete, qui c'è questo nastro trasportatore che sta trasportando dei soldi che sono a forma di mano. Esatto, la mano di mercoledì Adams, avete presente? Ecco, beh, queste mani equivalgono a dei soldi che ci servono ovviamente per costruire la nostra base. Possiamo anche combattere contro i nostri nemici. E beh, considerando che mercoledì è letteralmente il personaggio più famoso del momento, dobbiamo assolutamente inserire in questa top 5 il tycoon di mercoledì. Da come vedete stiamo riuscendo a costruire un sacco di cose, ma poi c'è tantissima roba da costruire, vedete? Piano piano stiamo riuscendo ad espandere la nostra zona producendo cose, esperimenti scientifici, anche il nostro muro, ovviamente, il muro della nostra base, i vetri. Cioè, piano piano stiamo andando a creare il nostro vero e proprio laboratorio scientifico di mercoledì. È pazzesco, considerando soprattutto che la persona più ricca al momento si chiama Olia e ha $543,000, mentre io ne ho, beh, 530 e basta di dollari. Il nostro tycoon diventa sempre più grande. In questo momento stiamo pure tenendo una mano in mano. Ecco, è la cosa più divertente che abbia mai visto. Non tenere le mani in mano, dicevano. Beh, io sto tenendo la mano in mano. Abbiamo addirittura due piani di base in questo momento. La prima, la base, proprio l'abbiamo masterata, e adesso siamo arrivati alla seconda. E che dire, stiamo depositando soldi, guadagnando soldi, costruendo cose. Abbiamo l'accessorio di mano, possiamo comprare anche lo zaino e i capelli di mercoledì. Cioè, possiamo letteralmente fare di tutto. Questo minigioco si chiama Scava fino a Babbo Natale. Beh, come faccio a non inserire un minigioco che si chiama così? Ditemelo voi. Insomma, dobbiamo letteralmente andare il più in basso possibile, arrivare al centro della terra fino a raggiungere Babbo Natale. Sì, avete capito bene. A destra potete vedere anche la barra. Io sto tipo, sono a 500.000 metri sottoterra e devo arrivare a 1 milione. E praticamente i buchi diventano sempre più piccoli e profondi. Ma ci sono arrivato? Sono arrivato! Sono tipo... Ah no, scherzo. Sono però tipo al primo posto e ci sono le bombe. Ah, ho capito. Ci sono le bombe che praticamente noi dobbiamo lanciarle se siamo al primo posto, perché io sono al primo posto adesso. E praticamente le bombe ci consentono di arrivare sempre più sotto. E siamo arrivati a Babbo Natale. Non ci credo. Ho vinto. Vabbè, pazzesco, no? Questo gioco lo dovete fare assolutamente perché è troppo divertente. Da quello che vedo si possono comprare anche degli accessori o dei boost, però potrete comunque andare senza accessori o senza niente e vincere come avete visto. Quindi tranquilli, non dovete spendere soldi per vincere. Adesso scegliamo dove buttarci. Perché stiamo buttando regali? Aspettate, ma non erano bombe quelle che stavo lanciando? Sono delle bombe a forma di regalo di Natale, aiuto.
muto. Comunque non si capisce davvero niente. È un casino dopo l'altro. Un casino dopo... Aiuto, ora sono ridiventate bombe. Ok, ok, c'è ancora tanto da fare, ma sono sicuro che possiamo vincere. Impegniamoci perché siamo quasi in prima posizione. Però siamo tutti lì, siamo tutti vicini, stiamo attenti. Stiamo attenti che ci siamo quasi. Comunque in realtà penso che chiunque possa arrivare alla fine, non solamente il primo. Quindi ecco, per riuscire a vedere Babbo Natale non hai bisogno di arrivare per forza esclusivamente primo. Però vabbè, comunque io mi fido del mio intuito e voglio arrivare primo in modo da evitare qualsiasi problema. Eccoci, abbiamo fatto un grandissimo salto, un incredibile salto. Dai che siamo primi, dai che siamo primi. Ormai ci siamo, ormai ci siamo. Sì, siamo arrivati. Yuhu, Babbo Natale, eccoti qui finalmente. Provate anche voi questo minigioco e ditemi se vi ha fatto divertire raggiungere Babbo Natale. Beh, è assolutamente obbligatorio in questa top 5 mettere il gioco delle ossa rotte su Roblox. È uno dei giochi più famosi in assoluto, in cui, come descriverlo se non... L'obiettivo è rompersi più ossa possibili. Ecco, adesso io non mi sono nemmeno qualificato, ma giuro che migliorerò. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Siamo partiti. Ok, questa volta devo almeno qualificarmi a non so cosa, Questa volta abbiamo fatto un bel volo verso l'alto, una bella botta, ma adesso inizierà il vero dolore. Il vero dolore, guarda quante volte stiamo sbattendo le nostre ossa. Vabbè, dai, qui abbiamo per forza vinto, Qui abbiamo per forza vinto, dai. Dobbiamo impegnarci di più, perché sono sempre ultimo in classifica. Allora, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Il volo è alto. Ve lo dico, qua ci facciamo male, Qua ci facciamo molto male. Mamma mia, che dolore. Sto soffrendo io per il mio personaggio, Sto soffrendo tantissimo. Corri, corri. Ok, dai che ci siamo rossi tantissime ossa. Ci siamo rotti un sacco di ossa, mamma mia. Dai, mi sono rotto 21 ossa. Sono tantissime. Sono sicuro però che si può fare di meglio. Ok, abbiamo il palloncino che ci fa volare super in alto. Vediamo se riesco questa volta a rompermi più di 21 ossa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boom. Mega botta. Ho 41 ossa, raga. 41 ossa. Non ci credo. Questo è il record. Questo è il record. Questo è il record. Pazzesco. Siamo a 43. Siamo a 43 ossa rotte. Vabbè. Vabbè, 46. Questo è ufficialmente record personale. 57 ossa rotte. Wow. E poi passiamo dal record di ossa rotte al record di collo più lungo. Sì, esatto, perché siamo nel minigioco per questa quinta e ultima mappa di Roblox della Lunga il Collo Challenge. Sì, non sto scherzando, Sto parlando letteralmente di un gioco in cui bisogna allungare il proprio collo. Grazie al mio collo super lungo, infatti, posso superare qualsiasi ostacolo e scalare la mega torre arcobaleno. Ed eccola, infatti, che la stiamo scalando. Guardala, guardala l'altezza. Mamma mia, dai che ci arrivo, sì. Qui non ci arrivo, però. Ok, praticamente mi riesco a fermare solamente alla parte blu della torre, perché poi il mio collo non si allunga abbastanza. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Peccato, non ce la faccio di pochissimo. Proviamo a fare qualche minigioco. Ad esempio, qui ho bisogno di un collo alto. Sono caduto. Ma non ci credo che sono caduto. Aspetta, riproviamoci. Allora, tranquilli, Qui l'importante è essere bassi. Va bene, non era quello che dovevo fare. Ok, adesso dobbiamo essere un po' più alti. Dobbiamo avere più di 12 borchie. Adesso dobbiamo averne più di 28. Ok, questa altezza è perfetta. E adesso diminuisci, 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 perché dobbiamo essere a zero. Salto a scatto più 32. Aspetta, ma ce la faccio? Ce la faccio? Ti prego. E devo saltare però? Ok, ci siamo riusciti, non ci credo. Adesso devo andare subito a 45. Oh, mamma mia, adesso salto a scatto a 52 più. Forse vinco, sì. No, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Insomma, ci sono un sacco di giochi divertenti da fare su Roblox, ma questa è in assoluto la mia top 5. Fatemi sapere nei commenti anche voi quale preferite. E noi ci vediamo nella prossima top 5 di Mattiz.